Beatrice Bellezza, istruttrice WISP Roma di ginnastica finalizzata alla salute e metodica yoga. Ciao Beatrice, come si svolge questo tipo di attività e quali strumenti servono? Allora, intanto strumenti non ne serve nessuno, nel senso che serve solo tanta pazienza e tanta buona volontà di mettersi in gioco e di migliorare, perché comunque durante la pratica si affrontano spesso posizioni, pose e respirazioni diverse e particolari e cose nuove, quindi sicuramente la pazienza. Come si svolge? Di solito si svolge con una meditazione iniziale, una parte iniziale della pratica che è una respirazione, una... insomma, un modo un po' per scaldare il corpo e poi niente, entriamo nel corpo della pratica e concludiamo tendenzialmente in Shavasana, quindi in posizione di rilassamento. Abbiamo sentito parlare della respirazione quadrata, ti chiedo di descrivercela e quali altri tipi di respirazione ci sono? Allora, la respirazione quadrata è una respirazione dove appunto si inspira, si trattiene il respiro, si espira e si trattiene il respiro di nuovo per una tempistica precisa. Di solito sono 2-3 secondi per iniziare e insomma si va a salire andando poi avanti nella pratica, insomma anche con un po' più di esperienza perché comunque è impegnativo. Serve per sviluppare tendenzialmente la capacità respiratoria ma anche per portare tantissima calma alla mente e al corpo e darsi anche un attimino per portare il focus, no? Quindi appunto anche per fermarsi. E si fa proprio così, ovvero inspirando 3 secondi, tenendo 3, espirando 3 e fermandosi 3. Altri tipi di respirazioni ce ne sono tantissime, tendenzialmente lo yoga serve proprio per allenarsi anche nella respirazione ed è una sorta di meditazione, no? Una meditazione in movimento, quindi possiamo proprio sfruttarla per respirare sempre meglio. Altre respirazioni molto carine, ce n'è una che a me piace molto, è Nadi Shodhana, la respirazione a narici alternate, che consiste proprio nell'inspirare da una narice, espirare dall'altra, rinspirare dalla stessa e poi cambiare, quindi insomma è più difficile a dirlo che a farlo. E ci puoi dare consigli utili da mettere in pratica nel corso della giornata per chi magari passa tante ore seduto alla scrivania? Assolutamente sì. Allora, io consiglio che do proprio spassionatamente è già innanzitutto di iniziare la giornata meditando, che già quello comunque è un'ottima modalità comunque per concentrarsi durante tutta la giornata e esercitarsi. Durante la giornata poi, siccome soprattutto tante persone stanno molto tempo a sedere, cercare un po' di alzarsi e fare anche qualche movimento come il piccione riverso sulla sedia, che sono ottimi movimenti insomma per cercare un attimo di sgranchirsi. Ora assumiamo invece il punto di vista di chi vuole iniziare a praticare questo tipo di attività. Perché iniziare? Allora, iniziare ci sarebbero infiniti motivi, mettiamo anche già il fatto che comunque viviamo comunque in un'epoca molto veloce, no? Dove tutto è sempre a disposizione, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo un po' del nostro corpo, di noi stessi, arriviamo la sera, alla fine della settimana stanchi, morti, e quindi sicuramente già dedicarsi 1-2 ore a settimana è un ottimo punto. Grazie Beatrice, buon lavoro. Grazie a voi.